Gesù si riunì con i suoi discepoli per mangiare la Pasqua. In che consisteva? Cosa mangiarono in quell'ultima cena? Oggi vedremo insieme come gli ebrei del primo secolo mangiavano la Pasqua e qual era il suo significato spirituale. Il rabbino Gesù Hanazzari, Gesù, si appresta a mangiare la Pasqua con i suoi discepoli, che sono impegnati nei preparativi perché ogni singolo elemento deve essere al posto giusto, è molto importante. Il banchetto pasquale si chiama Seder ed è ricchissimo di simboli. Arriva il momento del Seder e a tavola siede colui che preparerà il piatto tradizionale della Pasqua. Consiste in una combinazione di sei cibi, ciascuno dei quali ha un preciso significato: lo Sroa, l'agnello arrostito secondo le istruzioni di Esodo 12. Questo agnello ricorda agli ebrei il primo agnello della Pasqua, quando erano ancora in Egitto, che morì al posto loro e il sangue fu cosparso sugli stipiti delle porte. Fu così che furono risparmiati dallo sterminatore dei primogeniti. Il Maror. Le erbe amare, secondo le istruzioni di Esodo 12, possono includere lattuga selvatica, indivia o cicoria. Simboleggiano tutta l'amarezza provata durante le schiavitù in Egitto. Lo Hatzeret è la radice di un rafano piccante mescolata alla barbabietola. È sgradevole al gusto e serviva a ricordare ad Israele i dolori che aveva passato in Egitto. Il Haroset, una miscela dolce di miele, noci e cannella, che ricorda il fango col quale gli ebrei fabbricavano i mattoni quando erano schiavi in Egitto. I genitori impartivano una lezione ai più giovani. Prima facevano mangiare loro il Hatzeret, dicendo: "Amara così è una vita nel peccato". Poi li invitavano a mangiare il Harotzet, dicendo loro: "Dolce così è una vita di obbedienza al Signore". Il Karpas. Ancora erbe amare secondo quanto indica Esodo 12, prezzemolo o sedano. Venivano immerse in acqua salata e ricordava agli ebrei le lacrime versate nella loro sofferenza in Egitto. Il Beitzah è un uovo sodo che rappresentava il corban ebraico, il sacrificio della festa offerto al tempio. Per alcuni rappresentava anche il cuore del faraone. Perché così come l'uovo si indurisce, allo stesso modo si indurì il cuore del faraone quando non lasciò uscire Israele dall'Egitto. Questi sono i sei cibi del Kehara pasquale. Non ti piace il numero sei? Beh, tranquillo, perché il Matzah, o pane azimo, è il settimo alimento. Arriviamo quindi a sette, il numero pieno di significato. Lo spiegheremo meglio nei prossimi video. Nel Seder della Pasqua ebraica tutto ha un insegnamento, tutto significa qualcosa. Bene, ho lasciato il pane e il vino alla fine perché il rabbino Gesù Hanazzari diede molta importanza a questi due simboli. Questo è il Matzah, che significa pane senza lievito. Non lo prendono con una mano, lo prendono con entrambe le mani, con riverenza, e ripetono la preghiera Baruch Atah, Adonai Eloheinu, eccetera. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio. Re dell'universo, che ci dà il pane della terra. Poi c'è il vino. Si tratta di mosto, succo d'uva non fermentato. Si prendono quattro calici durante la cena, chiamati Kiddushim, recitando prima la preghiera per il vino. Baruch atah, Adonai Eloheinu, eccetera. Benedetto sei tu,
Signore nostro Dio, Re dell'universo, che ci dai il frutto della vite. Tutto era senza lievito perché il lievito e la fermentazione erano simboli di ciò che è corruttibile. Gesù disse: Guardatevi dal lievito dei farisei, riferendosi alla loro corruzione. L'Apostolo Paolo scrisse: Togliete via dunque il vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza lievito. La nostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. È così. Adesso la nostra Pasqua è Cristo. Per un cristiano ogni giorno è Pasqua. Ogni giorno, in preghiera, devi prendere il pane della vita e il sangue di Cristo per ricevere la sua vita. Ogni giorno, durante la preghiera, puoi vivere questa esperienza mistica che ci trasforma. Gesù ha detto: Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo. Mangiare la sua carne, bere il suo sangue, sono parole che colpiscono, ma è proprio questo il senso. Qual è il loro significato? Gesù stesso ce lo spiega. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me ed io in lui. Si tratta di dimorare in lui, di averlo dentro di noi. Quando mangi e bevi, accogli il cibo dentro di te, che ti dà forza e ti nutre. Così pure Cristo deve essere accettato dentro di noi per poterci dare forza, salute spirituale, farci vivere alla sua presenza. Attenzione, si tratta di una questione di vitale importanza. Gesù ci ha lasciato un avvertimento molto chiaro. Gesù disse: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. Ascoltami, il rito della Pasqua in sé non è sacro. La liturgia della comunione in sé non è sacra. Ciò che è sacro è il suo significato. Ciò che è sacro è che tu lo comprenda e lo metta in pratica, che si traduca in esperienze vive, in vittorie, in miracoli. Questo sì che è sacro. E tu vuoi avere vita? Con il Seder Pasquale, il rabbino Gesù Nazari ci ha fornito la chiave di lettura. Cerca Dio in preghiera, accetta ciò che Cristo ha fatto per te, permettigli di entrare nella tua vita. Ora è il momento. Aprigli il cuore in modo che possa cambiare la tua vita. Alza gli occhi al cielo e recita la preghiera di Pasqua. Ripeti con Ripeti me. con me. Baruch Baruch atah atah Adonai Adonai Elohino. Elohino. Benedetto Benedetto sei sei tu, tu, Signore Signore nostro nostro Dio, Dio, Re Re dell'universo, dell'universo, che ci che ci dai il dai il pane pane della della vita vita e ci e ci dai il dai il sangue di sangue di Gesù Gesù per per darci darci vita. vita, Vita in vita in abbondanza, abbondanza, vita vita eterna. eterna. Amen. Amen.